Ben ritrovati, Piena e Ciò, qualche minuto di ritardo per problemi tecnici, però potete ben capire che c'è stato un certo punto in cui Andrea Sperti ha segnato la bagnana e ha esultato. E quindi io ho detto: no, ragazzi, in Ovviamente, queste condizioni non possiamo ovviamente non è andare in vero, diretta. solo se non è vera, ragazzi, Forza Italia, non il partito politico. Andrea, tu hai iniziato a fare show, io ho detto: in queste condizioni in diretta non possiamo Ah, avessi andare. segnato Dermacu, sarei stato contento per Dermacu, visto che non ha segnato Dermacu, una partita indifferente. E niente, inizia questa lunga, lunghissima pausa per le nazionali. Il campionato riprende a gennaio. Oggi mancano 49 giorni alla prossima partita del Solo Lecce, 49 giorni. solo 49 giorni. E insomma, io non parlerei di Lecce Sampdoria, anche Sampdoria Lecce, anche perché ormai sembra passata un'epoca da quella partita. L'abbiamo trattata anche nel post partita sabato. Sarà inutile parlarne perché appunto non darà un punto di riferimento per la prossima. Apriamo degli argomenti nuovi. Innanzitutto vi dico gli ospiti di giornata, ovvero prima di tutto Lucia Salmaso, che è l'amministratore delegato di Big Apathy Europe, riguardo all'iniziativa che c'è stata ieri appunto con l'inaugurazione di un campetto finanziato da Big Apathy alla zona 177 di Lecce. Poi abbiamo Raffaele Pappadaco, telecronista di non so quante cose, Sport Mediaset, Serie A, Elbis, tutto ha fatto il Tutto buon fatto. Pappadaco, telecronista. E poi Tommaso Turci, voce di DAZN, poi gli chiederemo quali partite ci ha fatto. Sicuro ha fatto Lecce-Inter perché lo ricordo in zona stampa vicino Sì, a me. vero. E niente, io direi di aprire un discorso. Ci chiedono di parlare di mercato, ma noi sul mercato siamo cinici, nel senso che sul mercato noi parliamo quando sappiamo. Noi non diamo pareri sul mercato, noi diamo notizie di mercato. Visto che il 16 notizie, il Pareggio 16 dell'Italia, novembre. no? Pareggio dell'Italia, di Lorenzo. Ok, Andrea, grazie. Visto che il 16 novembre notizie vere, sicure, affidabili di calciomercato non ce ne sono. Calciomercato non parliamo, cioè per adesso non ne parliamo. Se andate a Lecce Calciomercato Show, Hanno chiesto un ospite, quando Filippo, ci hanno chiesto un ospite, buoni commenti, puoi leggere il commento. l'ospite, aspetta, quando ci portate qualcuno il Cristiello, i nostri tentativi sono già Li abbiamo stati fatti, fatti, ma li faremo anche. Ne faremo altri. e Corvino in serale diventa difficile, ragazzi. Corvino in Corvino a serale quest'ora, diventa ragazzi, difficile. sta dormendo o sta guardando partite per portare gente Esatto, avanti? Stefano ci fa una domanda e io vi do questo spoiler. L'Ox l'ho contattato e viene fra due puntate perché non può né questo mercoledì né all'altro, però l'ho bloccato fra due mercoledì. C'è l'Ox che io sinceramente non conoscevo, però ce l'avete consigliato. L'ho contattato alle weekend, mi ha risposto oggi, ho detto che oggi, settimana prossima, non riesce, quindi fra 2 settimane avremo E poi il buon L'Ox. Filippo nei commenti suoi sembra più tifoso di noi del Lecce e più innamorato di noi di Hjulmand, perché a quanto pare io ho visto l'ultima, ma dice che è fissato con Hjulmand, innamorato perso di Hjulmand. Sì, poi ne parleremo con lui quando sarà da noi. Molto mancoso. Pippo Falco sono tesserati, non possono venire da noi. Allora, partiamo e parliamo di, visto che il calciomercato non ha senso, io Stefano parlerei di lotta a salvezza, no? Perché oggi, tra l'altro, abbiamo messo anche un articolo in cui Caressa dice che la Serie A ha 20 squadre è uno scandalo, perché effettivamente evidenzia come la terz'ultima abbia 7 punti in 15 partite. Tu che ne pensi? Te l'aspettavi così la lotta salvezza oppure ti ha deluso? No, deluso, ciao a tutti. Deluso no, nel senso che sono contento perché a stare fuori da questa lotta salvezza per adesso siamo noi, quindi diciamo che quelle tre, diciamo che mi hanno deluso forse quelle tre, ecco, questo è il discorso. Però, come abbiamo potuto vedere, il Lecce in una settimana si è portato a più 8 dalla terz'ultima, cioè questo fa capire quanto una settimana in questa Serie A possa cambiare una stagione. La settimana prima parlavamo di tutto e di più, dicendo che il Lecce aveva grossi problemi ad attaccare, cioè a fare risultati soprattutto,
arrivano le tre partite Udinese, Atalanta e Sampdoria e Lecce si ritrova a più 8. Cioè, diciamo, la Serie A di oggi è stranissima. Eppure devo dire che guardando un po' di partite di quelle che sono in lotta per non retrocedere, ho visto comunque una qualità tattica e nei singoli diversa rispetto a quella delle ultime 3-4 stagioni, ecco, diciamo così. E, quindi mi aspettavo, diciamo, questa lotta nel senso di partite e prestazioni da parte di queste squadre, però andare alla sosta, ma in ogni caso, diciamo, già a metà novembre ritrovarci con la terz'ultima che sta a più 8, scusami, la quart'ultima e la quint'ultima, se non sbaglio, che hanno questo vantaggio nei confronti della terz'ultima, a me sembra sinceramente abbastanza strano, no? Cioè, significa aver creato un divario importante, perché, attenzione, da questi, diciamo, come dire, un punteggio del genere sarà difficile da colmare per quelle che stanno dietro. Quindi sarà interessante capire anche come si muoveranno tutte le altre, perché comunque ricordiamoci che dietro abbiamo delle squadre che hanno anche dei soldini per fare mercato. Forse l'unica è la Sampdoria in questo momento un po' più inguaiata, però Cremonese e Verona hanno la forza per sistemarsi. Ringraziamo Antomarto, Stefano, 1975, Monice per l'abbonamento. Come vedete sto avendo dei problemi tecnici che io non comprendo, però il Sembra computer che non mi sta stiamo funzionando. in Sì, rumore di che stai sottofondo facendo? Che stai fortissimo. facendo, Phil? Raccontaci. E io sto col telefono perché il computer non mi sta andando. Ma Adesso provo a lascia rientrare stare sul il computer, computer. che ti serve il computer? Per i commenti, Entrare in ovviamente. diretta? Entrare in diretta? No? Ma Oppure però non se. stava prendendo prima, quindi è meglio così. Non è nella sua zona di comfort, Andrea, è Lumagnone. Capito. Ragazzi, già è molto che state in diretta, punto. Accontentatevi, dopo faccio un altro tentativo per 2 a tornare alla 1 normalità. Italia? 2 a 1 Italia, comunque. Però un'esultanza me la puoi Ma fare, Andrea. sembri Novantesimo minuto. Grifo al posto di che gioca al posto di Strefezza, quindi francamente io. Allora, Lecce Sports, facciamo concorrenza alla società. Lecce Sports è stato delegato a terzi, quindi la società ha detto a terzi, sì, tranquilli, fate voi. E hanno preso due pro player famosi. Ma non li hanno Se... presi, no, Filippo? È una questione di sorteggio, non mi dicevi? La Ho società, sbagliato. sì, la società terza si è resa disponibile, c'è questo sorteggio fra questi pro player, e a Lecce è il capitale più forte, sostanzialmente. Quindi complimenti alla società che ha delegato. Comunque, adesso cambio dispositivo. So qual è il problema, ragazzi. Non me lo dovete dire voi, però devo vedere un po' con la connessione. Andate avanti un attimo, perché così non posso andare avanti. Dai, dai, andiamo Andate voi. avanti noi. No, guarda, ti volevo dire una cosa, Andrea. Prima di iniziare la trasmissione, ho visto, anzi, il video che ha fatto la Nike. Non so se l'hai visto pure tu. Quello in cui richiama sia, diciamo, calciatori abbastanza attuali che calciatori abbastanza vecchi. Mi è venuta una nostalgia incredibile pensando, diciamo, agli anni 2000, quando c'erano i vari Ronaldinho, Ronaldo Sì, ho visto e una soggetti foto di vari. Ronaldinho che c'era, che stava Il video è tipo carino, ricalca un vestito. po' quelli diciamo, della gabbia che facevano tanto tempo fa, che poi, insomma, hanno fatto la storia quei video. Allora, ragazzi, sono E mi è tornato venuta un e po' vi di fermo. nostalgia. Sono tornato e vi fermo perché abbiamo l'ospite, il primo ospite. C'è con noi l'amministratore delegato di BKT, Lucia Salmaso. Grazie davvero per essere con noi. Sì, buonasera. Buonasera. Chiaramente contestualizziamo l'ospite, anche se l'avete letto sul nostro portale, perché ieri si è venuto a Lecce, precisamente in Piazzale Cuneo, nel quartiere dove è 167, l'inaugurazione di un campetto il quale, di calcetto, il quale è stato finanziato appunto da BKT. Tutto questo nel contesto del progetto Fattore Campo, ovvero un'iniziativa di BKT per la quale nella scorsa stagione Lecce appunto è stata selezionata, è stata premiata in merito ad un concorso che coinvolgeva i tifosi. Per questo motivo è stato finanziato interamente da BKT,
con questo bellissimo campetto. Ieri erano presenti alla presentazione appunto Sticchi Damiani, Salvemini, Scevantoni, Liguori, tantissime figure vicino all'ambiente Lecce. Ed è un'iniziativa molto bella che vi è piaciuta sul sito e che abbiamo voluto approfondire. Con noi c'è appunto l'amministratore delegato che ci risponderà alle nostre domande, ci darà qualche curiosità e insomma allargheremo l'analisi. Io, dottoressa, vorrei chiedere innanzitutto qual è stata una giornata speciale. Primo progetto che è stato a Lecce, appunto di Fattore Campo, inaugurato proprio a Lecce. Che giornata è stata? Lei era lì oppure le è stata raccontata da qualcuno? No, io ero presente ed è stata una giornata fantastica. Devo dire che c'era una bellissima atmosfera e scusate, ho parecchio rumore sul fondo. È stata una bellissima atmosfera, la partecipazione di tutta la comunità locale e ovviamente le rappresentanze del comune, il sindaco, l'assessore allo sport. E la squadra dell'US Lecce erano presenti. È stato veramente un bellissimo pomeriggio. Andrea. Sì, salve dottoressa, io volevo fare una piccola considerazione, no? Ieri è stata una giornata perfetta, come ha detto lei, perché c'è stata l'inaugurazione del campetto, l'amichevole tra i ragazzi e le giovanili dell'US Lecce, il murales di Cevantonti, che poi è un regalo e rimarrà sempre lì in quel posto, quindi un regalo alla città. Effettivamente il motto è lascia il segno, avete effettivamente lasciato il segno a Lecce, è stato effettivamente così. Sì, è proprio così. Beh, intanto speriamo che anche la comunità locale abbia cura del campetto di calcio perché dà l'opportunità a parecchi ragazzini di poter vivere lo sport anche in un quartiere un pochino più difficile. Il murales dedicato a Chevantin è veramente un grosso regalo e lui era presente ed era molto emozionato, veramente un personaggio che mi ha veramente colpito il cuore. Il nostro motto e il mantra è lasciare il segno, ovvero la volontà di lasciare un segno tangibile in tutto quello che facciamo. Noi siamo sponsor della Serie B, che è Serie B KT da 5 anni. E diciamo che abbiamo raggiunto una maturità di sponsorship tale da voler fare qualcosa di diverso, qualcosa che nelle province della Serie BKT si potesse lasciare qualcosa che ci rappresentasse. E la parte sociale per la nostra azienda è una parte decisamente importante. E da qui la volontà di fare qualcosa per le province. Il Lecce, Stefano. ovviamente, è stato, se posso finire, il Lecce è stato Sì, primo sì, sì, sì. in classifica, il merito va ai tifosi, perché senza il loro supporto, e il fatto che votando hanno fatto in modo che il Lecce arrivasse primo in classifica in questo campionato parallelo, senza il loro contributo non sarebbe stato possibile. Quindi devo dire che un grosso grazie, un grosso applauso va ai tifosi del Lecce. Vai, Stefano. Buonasera, dottoressa. La Sì. mia era più che altro una curiosità, un approfondimento. Come nasce questo progetto BKT? Soprattutto, diciamo, quali sono le idee per il futuro, soprattutto per alimentare questo progetto, ma soprattutto le idee che BKT porterà nel mondo del calcio italiano, per adesso nella serie, diciamo, della Serie B. Sì, Fattore Campo è un progetto che è partito l'anno scorso con il campionato 2021 è dedicato al sociale di BKT e ha come obiettivo quello di donare gli spazi di gioco nelle città del campionato. Come dicevo, i protagonisti sono i tifosi che giocando al concorso BKT Premia, che è un concorso online che possono giocare sia allo stadio che da casa durante le partite, permette di vincere ogni settimana numerosi premi e hanno la possibilità di accumulare i punti per far scalare in classifica la loro squadra del cuore.
diciamo che è una classifica che va in parallelo con la classifica della serie BKT. Quindi durante la stagione 2021 il fattore campo ha premiato il Lecce come prima squadra e come seconda squadra il Cosenza. Quest'anno il campionato è ripartito ed è ripartito anche il fattore campo, quindi non ci fermiamo solo a Lecce, inaugureremo Cosenza tra poco, è un campo giochi per i bambini e soprattutto la possibilità di integrare, di integrazione anche per i bambini disabili, e poi aspetteremo la fine del campionato di quest'anno per vedere chi si classifica. Comunque premeremo due squadre per ogni campionato. Ok, io ho un'ulteriore curiosità. È stata una giornata molto bella, le aspettative immagino a questo punto che siano state rispettate, anzi c'è stata anche qualche sorpresa da come ha raccontato lei, le emozioni di Chevanton e via dicendo. C'è un momento in particolare della giornata che l'ha colpita, che vuole ricordare? Beh, intanto la partecipazione della comunità locale e l'entusiasmo dei bambini che si sono ritrovati un campetto rifatto completamente con le linee tracciate, con le porte, con le luci. E la partitella è stata molto divertente, hanno giocato quattro team diversi, e è stato veramente carino. E ovviamente Chevanton, perché è veramente un personaggio incredibile. E la disponibilità di quest'uomo a stare in mezzo ai bambini, a firmare gli autografi, a rendersi disponibile per la comunità è stato veramente toccante. Dottoressa, come lei ha ringraziato la disponibilità di Chevanton, noi ringraziamo la sua disponibilità, ringraziamo l'amministratore delegato di BKT Europe, Lucia Salmaso, per essere stata con noi e per averci raccontato questa giornata molto bella che trovate anche sul nostro portale, su www.pianetalecce.it, tutte le dichiarazioni, tutti i dettagli su quello che è accaduto ieri. La ringraziamo davvero tanto. Grazie a voi, è stato veramente un piacere parlare con voi. Buona serata. Un saluto, grazie mille. Arrivederci. Buona serata. Filippo, ottimo, la tua connessione comunque non è eccezionale. Sei... Ma io non so cosa devo fare. Sei come Diamutele dell'Empidoro, leggermente in ritardo. Leggermente, Andrea, ce la fai a recuperare, però sei in ritardo. Come Diamutele, secondo te lo possiamo portare Filippo al campetto? Filippo, tra l'altro, è un bel campetto. Ho visto le foto, va migliorato ovviamente l'aspetto erbavera. Però, ragazzi, a Lecce io campi di erbavera anche a 5, perché credo sia un campo a 5, mai visti cioè, in 27 anni di vita. Ma quindi... 5 è difficilissimo. Ma poi 5 è difficile, tra l'altro, diciamo, il problema è manutenerlo perché è erbavera, quindi infatti, come ha detto giustamente, speriamo che la comunità locale faccia, ma anche l'amministrazione per comunale, perché però, alla fine, certo, diciamo, è inciderà tanto anche quello. Però sono contento, certo, perché faccio una piccola considerazione: andare comunque a creare, tra virgolette, una luce in dei quartieri, tra virgolette, un po' più particolari, secondo me fa sempre bene, perché alimenta quella socialità che fa bene. E infatti, poi vicino allo stadio, quindi l'aspettativa di arrivare poi da lì a qualche metro più avanti al Via del Mare potrebbe essere importante. Drew Shape positivo, come al solito. Io cambio connessione, voi continuate a parlare di Rampetti? Di Lotto Salvezza. Stefano, ti volevo dire che tu hai detto no, hanno i soldi, però se lo sai, sì, hanno i soldi, magari Cremonese e Verona, indubbiamente, anche se il Verona poi non lo so quanti soldi, quanta voglia abbia di investire, visto che ha venduto tutti, tutti i più forti a giugno. Però tu, ora, un Braida o un, non mi ricordo, Fusco, forse il direttore sportivo del Verona, non lo so neanche. Sì. Andare a bussare alla porta di un giocatore che è scontento nella sua squadra, però dire Verona 5 punti, 6 punti, Sampdoria 6 punti, Cremonese 7 punti, quel distacco, cioè non è facile, capito che voglio dire, perché magari un giocatore
Non so se viene a Verona o è a Cremona, se va con la prospettiva. Guarda, di, poi, perché la Salernitana ieri l'anno scorso ha fatto il miracolo, no? Quindi ci sta, sono arrivati Fazio, Perotti, sì, però sì. Non, più giocatori non hanno niente da perdere, cioè un Perotti dice vabbè, se va bene bene, tanto la carriera mia l'ho fatta. Quindi o vanno su quei profili così, però un giocatore forte ti fa la differenza, non so se a gennaio va a Cremona. Guarda, l'unico pensiero, sai qual è, Andrea, che diciamo questi ragionamenti noi di solito li facciamo a gennaio. A gennaio comunque il campionato è a metà, precisamente a metà, e quindi alla fine ci sta a fare una considerazione di questo tipo, no? Però quando comunque hai giocato un terzo del campionato e comunque ti rimane una bella fetta, è vero che il distacco è ampio, però non no, c'è quella... C'è tempo quella... per recuperare assolutamente, figurati. C'è la possibilità, il problema sai qual è? Quello di andare, cioè la mia preoccupazione è che comunque queste squadre che qualche gruzzoletto ce l'hanno, c'è poco da fare, e vadano a spendere prendendo comunque calciatori poco più navigati, che ti consentono anche solo di strappare, che non è poca cosa, gli sconti diretti. A me quello fa maledettamente paura, no, cioè no, che queste squadre si rinforzino in un modo tale da poi crearti grosse difficoltà quando andrai a incontrarle, perché poi alla fine noi abbiamo analizzato i valori che sono quelli attuali, no? Quindi li abbiamo visti e sappiamo quanto può dare il Lecce, sappiamo quanto possono dare le altre squadre. Questa è, cioè, che la nostra proiezione oggi è falsata da un campionato che per adesso è stato questo, ma che poi a gennaio sarà completamente diverso. Tra l'altro non sappiamo dei giocatori che sono andati al mondiale come torneranno, come saranno. Tra l'altro ho visto che la Lazio ne ha solamente due, cioè Vesino e Milinkovic-Savic, quindi la Lazio comunque, esatto, che poi è quella che ci interessa di più da vicino, no? Perché è la prima avversaria, che ha se l'avessimo incontrato adesso, che se l'avessimo incontrato adesso avrebbe avuto Zaccagni, Immobile e Lazzari fuori, ma soprattutto ora con tutto il, diciamo, la simpatia per la Serbia e l'Uruguay, non penso le Serbia e l'Uruguay arriveranno in fondo, quindi finiranno il mondiale intorno a, che ne so, 5, 6, 7 dicembre, ben rilevata, quindi poi un mese di tempo, voglia, per dire, no? Quindi poi sarà il mondiale, perché solo la Juve ne porta 11, domani comunque sì. Facciamo un piccolo approfondimento sul pianeta però, Lecce. Su allo stesso tempo Lecce e Monza sono le uniche squadre che non hanno nessun rappresentante. Sì, Filippo, ma se ne hai uno, ne hai zero, cambia poco, oggettivamente. Non, cioè, so se Filippo lo sta dicendo con un'accezione negativa, forse. No, Filippo, non so. La considerazione, diciamo, porta sul ritenere questo una cosa negativa, oppure che, diciamo, che noi siamo avvantaggiati perché non abbiamo nessuno, no, insieme al mondo? Che comunque è chiaro, cioè, portare ad esempio un Hjulmand, il mondiale non è soltanto... ad esempio il non essere con la squadra per 20 giorni, il mondiale è anche sprecare delle energie che sono anche mentali, ed è anche ad un certo punto che poi dopo il mondiale tu già facendolo hai perso 20 giorni con la squadra, poi dopo le vacanze comunque te le fai e per gli altri 10 giorni, quindi per me è un bene che ne hai zero in assoluto, appunto da però quelli che... Filippo, in una società come il Lecce, che comunque, diciamo chiaramente, ha bisogno anche di plusvalenze, no? E di giocatore, uno Hjulmand al mondiale, poi magari fa 0 minuti Hjulmand, però intanto è andato a preso un'operazione, un no, po' infatti, se si fa, poi non è nostro ponte, però in generale un giocatore che magari metti Hjulmand, si fa male il titolare, gioca, fa un partitone, lo vedono a livello mondiale, sai quanto cresce il valore di quel giocatore, quindi ci cioè, sono pro e contro ovviamente, poi noi da tifosi parliamo, diciamo, è un pro perché non vanno. Però per la società, secondo me, se Hjulmand fosse stato chiamato dalla Danimarca, sarebbe stato comunque un pro. Io sento, guardo tutto. Ha fatto la lista e la spesa. A parte gli scherzi, in uscita Tuja, Dermagu, Bjorken, Enelga, Sorriga e Sinistoschi, può arrivare un giovane in difesa, due mezzali, quinto esterno, una punta di esperienza, Zaza e visto che no, ci può uscire. Zaza però no, ragazzi, mi prego. No, ma Zaza io non mi mantengo sulle considerazioni di Andrea, nel senso che adesso due mezzali, vabbò, posto, siamo bene, possiamo andare. Questa sì, forse una punta all'occasione, valora tanto gennaio, comunque ci sono 4-5 partite, se non sbaglio, almeno 4 durante il mercato, sì, quindi sono ti puoi rendere conto 4, anche 4, in corsa, 4. No? Ti puoi rendere conto anche in corsa, mal che vada.
In ragazzi, merito a cosa dice? Centro... In generale o sul singolo? No, no, la punta, la punta. La punta non la prenderemo. Io sono d'accordo. Il centrocampista e il terzino bisogna prenderli, ragazzi. Cioè, quelli per forza. Ma quelli presto, ma... però. Io spero presto. Ragazzi, ma il Lecce ha il centravanti, il ruolo del centravanti che ha fatto 6 reti, che è in linea, perché il centravanti da Roma 6 reti non l'ha fatto, in generale. Ma certo. E poi c'ha questo ragazzo di 20 anni che su 5 partite da titolare ha partecipato attivamente fra gol, assist, palloni rubati che poi diventano gol, a 6 gol. Su 5 da titolare ha partecipato a 6 gol. In un momento in cui ha preso fiducia e ha preso forma. Ad oggi parlare di punta... Però ti dirò una cosa. Colombo e Sissé a me vanno benissimo. Io spero però che Colombo e Sissé non si facciano male. Perché dirò questo? Perché se Colombo e Sissé si fanno male... e il girone di ritorno sarà un po' più, no, pieno di impegni. Se si fa male, no, ascolta, se si fa male uno dei due, poi la carretta deve, perché Persson in 15 partite non l'abbiamo visto manco un minuto. Ora non lo so se Persson poi Andrea, nella se seconda fa, parte se si fa male la star di una squadra è fisiologico, cioè all'Inter si è fatto male, però... Lukaku, l'Inter sta a 15 punti allo scudetto, cioè ho non capito, è possibile avere ho capito, però tu a gennaio, però a gennaio tu devi cercare di pensarle tutte, no, e dire prendo una terza punta, un giocatore, io fossi io prenderei un giocatore, proverei a prendere un giocatore più esperto, riconosce la teoria, che se fa panchina, perché l'Udinese, per dire, l'Udinese c'ha Beto, Success, Nestorowski quanto gioca? Poco. Ma l'Udinese però, l'Udinese sta uno, ho capito, anzi però due devi salvare, sopra, no? Di noi. Certo, ma infatti non voglio Nestorowski, però con le dovute proporzioni puoi prenderlo un giocatore del genere. Anche uno straniero più esperto, un giocatore che conosce bene la teoria, uno di Serie B, io sto facendo io prenderei non sto facendo non lo so, io andrei, facendo... andrei a cercare in qualche mercato, diciamo, di quelli che conosce comunque il direttore, per andare a prendere comunque qualcuno che si vuole rilanciare, che non è troppo giovane, non è troppo Stefano, vecchio, perché si vuole il giovane ce l'hai, no? Lanci pezzo. No, no, Filippo, sto pensando al fatto no, perché Roda no, ha giocato sto sempre pensando... perché Roda ha giocato sempre, se Roda si fosse fatto male aveva senso. No, io dico in un'ottica diciamo futura, dico no, se devo comunque introdurre un calciatore che viene dall'estero nel campionato italiano, non ho esigenze o comunque emergenze, grazie a Dio, quindi me lo prendo, lo faccio crescere, a settembre sarà buono per il prossimo campionato, sarà quello di Serie A, sarà quello di Serie B, poi vedremo, però ma, almeno ma puoi fare anche lo un'operazione all'Asensio, perché Asensio è arrivato, non è che è arrivato perché doveva giocare, Asensio è arrivato perché doveva fare il vice Rota, qualora mai sia Rota si Andrea, ma l'anno scorso il vice Coda non c'era, era Olivieri, non c'era il Coda, vabbè, però c'era Olivieri, c'era Rodriguez, Olivieri, Olivieri l'ha fatto cosa? Filippo, l'ha fatto però, ho non capito, era di ruolo, ma a gennaio Olivieri non dovevi più contarlo come calciatore arruolabile, a gennaio c'era solo Coda e gli hai preso Asensio, tu oggi c'hai Colombo in ascesa, giovane, cioè ci sei, infatti, e poi ripeto, c'è proprio l'ultima delle eventualità, è l'ultima, sì sicuramente è l'ultima, Phil, cioè io pure sono d'accordo, secondo ragazzi, me è l'ultima, ogni volta che abbiamo fatto interventi di mercato così a gennaio abbiamo bruciato in ordine Tumminello, Saraniti e Asensio, sono acquisti inutili, perché a parte che quello, il giocatore competitivo che può essere il Quagliarella, il Caputo, a Lecce non ci viene. Perché sa che non è logico. Perché sa che non ci gioca. E quello estero lo prendi, gli fa 5 minuti una partita e poi finisce la stagione, addio. Ma infatti io parlo come precauzione, capito? Come giocatore, magari tu ti tieni per precauzione qualora dovesse succedere, perché poi noi siamo sfidati, si fa male uno dei due, spero nessuno dei due, e poi stai un po' in emergenza, quello voglio dire. Però, certo, la mezzala e il terzino destro sono ruoli più importante, cioè sono giocatori da prendere, quelli senza dubbio, forse c'è anche due giocatori, bisogna vedere... giocatori da cedere, secondo me prima, bisogna vedere cosa cioè, bisogna fare a centrocampo di... secondo me a centrocampo, cioè, ci sono comunque dei ragazzi che andrebbero valorizzati mandandoli a giocare altrove, tipo penso a Listowski, penso a Helgason, metterei anche Rodriguez, sì anche e comunque anche dietro, diciamo, la batteria dei centrali è infinita. E tu a Delmago, Sedini, là bisogna fare comunque delle valutazioni per capire chi eventualmente ha voglia di andare via
per giocare in realtà. Secondo me la Serie B da questo punto di vista ti dà tante opzioni perché poi molti di questi giocatori potrebbero fare tranquillamente i titolari anche in squadre di prima Voglio. classifica. E quindi bisogna fare intanto le valutazioni in uscita, insomma, alleggerire un po' e poi dopodiché pensare. Sono d'accordo con Andrea nel senso che la prima cosa, la prima mossa, la primissima, ma questo credo che lo sappiano anche loro, sarà la mezzala, diciamo, di qualità. Io direi anche le mezzali. Sì, due mezzali. Vabbè, io Filippo vado sempre cauto, nel senso che guarda, se mi porti già la mezzala di qualità che dovrebbe giocare Per me gli titolare. innesti da fare sono la mossa Pezzella sulla destra, nel senso un terzino che metta un po' di fiato cioè che metta un po' di fiato sul collo a Gendrey e lo faccia crescere in maniera involontaria, nel senso che lo faccia crescere perché Gendrey si sveglia la mattina e sa che se lui molla un centimetro c'è l'altro e quindi Gendrey cresce. Poi io sinceramente ho visto che Eliasson e Bystrovic da Salerno in poi non sono stati considerati. Visto che ci ha fatto qualche minuto così, se non vengono considerati, per me le mezzali da prendere a sto punto sono due, anche perché quello che viene considerato è Askildsen, che non incide, nel senso è riuscito nell'impresa di prendere un'insufficienza sul piede da Lecce in un momento È entrato in ciabatte l'altro giorno. a Genova, che a Genova avrei preso insufficienza sul piede da Lecce pure io probabilmente, per come la squadra girava una meraviglia. Quindi per me le mezzali da prendere sono due e poi è da prendere un terzino destro. Per me sono queste le mosse. Poi in uscita vanno fatte tante cose, se partire dal presupposto che non sempre la volontà del Lecce è tutto. La volontà del Lecce era dare via Bjorkgren e Rodriguez già ad agosto, però per un motivo o per un altro non sono riusciti ad andare Filippo, via. ma Bystrovic è in prestito, non ha diritto di riscatto, Visto no? che c'è in prestito oneroso con diritto di Con diritto di riscatto, riscatto. e oltre ad essere oneroso il prestito, che c'ho il dubbio che il prestito sia oneroso, però sicuro è oneroso il suo stipendio. Su questo non c'è assolutamente dubbio. Che Quindi paghiamo noi. visto che c'è un'operazione non facile da eventualmente da liquidare, non penso ci sia l'intenzione di liquidarlo, Non lo però. so, però è un giocatore anche lui che si deve dare una mossa, perché purtroppo sembra troppo compassato per il calcio italiano, quindi però quelli sono i suoi ritmi, cioè Io secondo non me direi non sembra, può far io non niente. direi No, sembra, per me è compassato. Secondo me A me ricorda molto si Sharo, potrà. a me ricorda molto Sharo, ragazzi, molto Sharo. Maier. Ni. No, Maier no, assolutamente. No, Sì. Aie. Ah, Aie Aie, ah sì. Shakov, sono Ma arrivati cazzo. qui come maestri della A tecnica me, per un paio di mi ha giorni. detto Aie come se fosse. Vabbè, Come Aia ha se giocato fosse. pure Porro, poi Infatti. No, Ciao, vabbè, ma secondo Sharo ha me. giocato. Io Lo so. credo comunque che cioè bisognerà fare anche un lavoro interno in questi giorni, facendo degli esperimenti per capire se questi giocatori possono dare di più e meglio in altre zone del campo e in altri ruoli, diciamo, in una veste diversa. Perché io non credo che Bistrovic sia scarso, sinceramente. Bistrovic ha delle qualità che però per come viene utilizzato. Per come è stato utilizzato fino ad ora, e lo vediamo da fuori, è per noi Sì, però come insufficiente. abbiamo sempre detto, Stefano, forse può giocare un centrocampo a due con accanto magari un cagnaccio come Hjulmand o Blaine, ma questa comunque è sempre una supposizione. Se Sì. Baroni le ha date a tutti l'opportunità, no? Le ha date pure a Bystrovic, però se da, come ha detto Filippo, 6-7 partite, Baroni non lo schiera più, ci sarà un Sì. motivo, non penso che Baroni sia pazzo, no? Se si è affidato a Blaine, Hjulmand e Nonostante Gonzalez, però il primo cambio sia Askildsen. le parole in Sì, ma conferenza stampa sono sempre distensive nei confronti di Bistrovic, Magari comunque è per lo tenerlo nomina sul pezzo, spesso. no? Per non perderlo anche, perché magari se tu non lo metti e non lo nomini, lo perdi. Invece un minimo gli dai comunque una sorta di speranza, anche perché aveva detto che avrebbe fatto più minuti, in realtà l'Atalanta è entrato verso la Allora, fine, poi. io nella chat sto leggendo molto Ah, leggiamo. riguardo Hjulmand. Sì, riassumo, perché ci chiedono gli Hjulmand, poi ci chiedono gli Strefezza. Io faccio una riflessione di fondo, ovvero, secondo me, a gennaio
momento già in Serie A i soldi di base scarseggiano. Se a gennaio mi e per fare un'acquisizione di un certo tipo te la fai narrare da Gianluca Di Marzio per 25 giorni consecutivi e poi dopo un tiro e molla riesci a pagare 500.000 euro in meno, quindi in Serie A già ad agosto i soldi scarseggiano, a gennaio scarseggiano ancora di più. Io reputo sia molto 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 difficile che a gennaio qualcuno dia una cifra economica per la quale Strepezza e Yulman possano essere in discussione. Starei più attento eventualmente all'estero, ma dubito che abbiamo raggiunto un livello di popolarità tale per il quale in Bundesliga arriva qualcuno a prendersi Yulman, perché parliamo che per noi è un giocatore importante, per noi è un giocatore importante, è pur sempre uno che non è andato al mondiale, quindi non vale, non può valere 15 milioni uno che non va al mondiale. Quindi per me a gennaio è davvero difficile che qualcuno arrivi a soddisfare il Lecce in generale, in Serie A. All'estero poi magari il pazzo della situazione, no, il pazzo, se hai soldi. Questa è la sintesi. Non li facciamo partire, ragazzi. È la sintesi, diciamo, di un discorso che facevamo anche tra di noi, no? Io sono parzialmente d'accordo con Filippo. Nel senso che purtroppo questi, ecco perché mi sono disperato quando ho saputo che Yulman non partiva per i mondiali, perché anche solo una sola partecipazione, anche solo un'apparizione per 10 minuti sarebbe significato tanto a livello di popolarità tra virgolette. Però non sono d'accordo con Filippo quando dice che la valutazione non può essere superiore ai 15 milioni di euro. Non sono molto d'accordo, perché ovvio a gennaio nessuno verrà a presentarti offerte, se non verranno quelle offertine, faccio per dire offertine, di 6-7 milioni di euro per i vari Strepezza e Yulman, che comunque sono state già fatte, se non sbaglio, l'anno scorso, sempre a gennaio se non erro. Però queste somme io mi auguro di vederle a luglio-agosto, perché tutto dipenderà da come andrà a finire questa stagione, e io sono sicuro che Yulman meno di quella soglia dei 18-20, considerate una serie di fattori, non potrà essere ceduta a meno, o meglio il Lecce non la cederà a meno, non è ammissibile. E considerando quello che poi c'è in Italia, soprattutto in quel ruolo, adesso non so se, cioè, fatevi venire in mente qualche giocatore che ha quelle caratteristiche a quell'età, facciamo un po' Yulman di considerazione. Yulman in Italia è un giocatore da Gasperini, sì, da sì. Sutil, ma pure l'Inter, da Juric, sì, no, però per dire è un giocatore da quegli allenatori, quindi secondo me è una espressa richiesta per un Torino, per un Atalanta, per un Udinese, sì, per un Inter, però non lo so, perché lui come mediano, cioè come davanti alla difesa in una grande squadra deve avere anche non la verticalizzazione, il passaggio, Brozovic è tutto, Yulman non è tutto oggettivamente. Yulman è un giocatore che recupera tantissimi palloni, però poi quando Andrea, chiede sono il passaggio filtrante, se andrà via andrà in una squadra che farà o il centrocampo a due oppure verrà utilizzato come mezzala. Per quello ti dico, quindi secondo verrà me utilizzato come mezzala sicuro, non come ragazzi, nel modulo di Gasperini. Io ho perfetto. Ragione se si arriva a quella che è la valutazione che auspica Stefano, e che l'auspico pure io, perché chiaramente è una valutazione alta e spero che si arrivi a quella valutazione. Io dubito seriamente che Yulman resti, cioè per me è più probabile che vada in Bundesliga o dove gira o in Premier. Per intenderci, come Yulman, come punto di riferimento devi anche vedere quanto l'Empoli ha monetizzato Aslani, no? L'Empoli Aslani l'ha monetizzato non più di 11 milioni di euro. Sì. Comunque era un 2003, no? Più piccolo, esatto, più piccolo, ed era Aslani. Ed era l'Inter. Ha più qualità Arslani di Io non Yulman. Posso pensare che una Roma spende 20 milioni per Yulman. A gennaio è impossibile. Cioè, se a gennaio totalmente esclude. Ma in generale, cioè, quei 20 milioni sono quel famoso, no? Quella famosa telenovela. Nel senso, il più grande investimento della società che poi finisce sui telegiornali per un mese. Il Milan ha trattato tutta l'estate De Ketelaere. Tutta l'estate il milioncino.
il 9 milione, la società quando, italiana, che ci sono pochi soldi, ma doveva fare quell'acquisto, te lo tratta, Filippo, ma un Brighton e un Werder Bremen, 20 milioni li spendono per un giocatore come Hjulmand, che per loro un acquisto buono sì, ma non eccessivo. Per quello ti dirò, per quello come diceva Stefano giustamente, l'apparizione a livello, perché in Italia ormai lo conosciamo, tutti lo conoscono, ora parliamo con il giornalista di DAZN e ti dice il personaggio di Hjulmand perché l'ha visto ormai 20 volte. In Italia tutti lo conosciamo, anche i tanti giocatori, fantacalcio, anche i tifosi, però a livello mondiale, internazionale, ancora non è così conosciuto. Sicuramente ci saranno squadre che lo stanno seguendo, però se tu vai in nazionale hai, no, quel quid in più per farti anche vedere proprio. Quindi, però, esatto. Secondo me, un Werder Bremen, un Brighton, un Brentford, una squadra di anche una neopromossa che hanno una marea di soldi in Premier, viene, ti bussa alla porta, ti dà 13-14 milioni, perché secondo me 18-20 non ci arrivi mai, ma 12-13 può arrivarci, e glielo dai, perché te devi fare. Tutto dipende da come andrà. Sì, vediamo come fanno queste partite. Se ci pensi, una salvezza... E ti fa schizzare il valore della rosa, cioè no, se certo, uno prima certo. Costava 10, però se ora vale 6-7, però se ora, ma è una questa è la considerazione 8. Dei 6-7, però ascoltate, chiariamo questa cosa, perché diciamo anche tra di noi ci siamo detti che la quotazione di mercato è tra i 7-8 milioni di euro, no? Ma questa è una quotazione che noi facciamo in modo sintetico, avvalendoci forse, non so, dei vari siti di quotazione eccetera eccetera, ma a incidere invece sul valore di mercato di un giocatore ci sono una marea di fattori che fanno ovviamente sì che quel giocatore dal nulla valga almeno il doppio. Però Stefano è un 99, non è, è un non 99, è giovane, non è un 2002, non è un 2003, lo so. Come diceva Aslani, poi Andrea sulle valutazioni mi ha detto un'altra cosa, no? Che tu devi distinguere la valutazione che tu credi, cioè tu devi distinguere quanto tu credi che il giocatore valga e quanto, se uno ti bussa la porta, afferri. Certo, nel senso, per me Pantaleo Corvino, nel momento in cui bussa la porta, intanto siamo pronti per l'altro ospite, l'ultima cosa, nel momento in cui uno bussa la porta di Hjulmand, Corvino dentro di sé dice: ma ad oggi lui non ha dimostrato di valere più di 10. Però magari se uno bussa la porta dice: ne voglio 18, per intenderci. Quindi bisogna anche vedere queste strategie. Certo. Per questo secondo me a gennaio è impossibile che qualcuno lo tocchi, però adesso, già che ci siamo, lo chiediamo al prossimo ospite, Tommaso Turci di DAZN. Ciao ragazzi, ciao a tutti, un piacere essere insieme a voi. Andiamo dritti alla Ciao. Questione di cui stavamo discutendo. Hjulmand, da giornalista esterno all'ambiente Lecce, come lo valuti e se pensi possa essere già in orbita di un club, dicevamo la Roma ad esempio? Allora, intanto Hjulmand secondo me ha fatto un bel percorso, perché già l'anno scorso ho avuto l'opportunità di commentare tante volte il Lecce. Mi sembrava un giocatore molto maturo, molto cresciuto, che acquisiva consapevolezza partita dopo partita. Io, sinceramente, a inizio stagione, tra le certezze del Lecce, pensavo che ci fosse proprio lui. Ma anche per una questione proprio di personalità, di quello che riesce a dare ai compagni, di come si è integrato nel gruppo. A me piace moltissimo e secondo me ha ancora ampi margini di miglioramento. Lui, lo sapete anche voi quanto è importante per la squadra, quanto faccia giocare bene tutti gli altri. E credo che sia oggettivamente pronto per fare un ulteriore salto. Poi certo, il percorso in Serie A è ancora abbastanza acerbo, perché se ci pensate non ha fatto così tante partite nel nostro massimo campionato, però sta dimostrando veramente di fare la differenza anche come l'anno scorso in Serie A, quindi tanta tanta roba. A me piace moltissimo, io sono un grandissimo fan di Hjulmand. Tommaso, dicevo prima ad Andrea, immaginavo quante partite hai potuto vedere Lecce, gli ho detto sicuro ha visto Lecce-Inter, perché ti avevo visto in sala stampa la vigilia, quindi sicuro Lecce-Inter l'ha visto. Poi dopo di ciò non so quante ne hai fatte per DAZN e quante comunque ne hai viste da spettatore esterno così. Allora, le ho viste tutte, perché io le partite ho questa malattia che le partite me le riguardo anche per
controllare il lavoro che hanno fatto i colleghi, o devo supervisionare tutti quanti gli inviati, quindi tendo a riguardarmi spesso non solo le partite ma anche i pre-post. Devo dire che la cosa che mi ha sorpreso quest'anno è come si siano integrati anche i ragazzi che sono arrivati nuovi, perché poi all'inizio dell'anno, voi lo sapete meglio di me, c'era un po' di scetticismo con tutti questi nuovi giocatori. Ma forse era meglio se si prendeva il Maksimović, che è un giocatore che comunque in Serie A ha una certa esperienza, eccetera. Invece hai scelto Baschirotto e hai avuto ragione. La stessa cosa per i ragazzi lì davanti, che comunque in Serie A, come Colombo, esperienza non ce l'avevano. Baroni in questo senso è stato molto bravo a lavorare, perché non è facile avere un materiale anche in un certo senso nuovo e riuscire a dare continuità. Però devo dire che poi i risultati importanti, come quello di Genova sabato scorso, sono quelli che fa la differenza, perché poi alla fine la valutazione la fai sui punti che vai a portarti a casa. La prima giornata, ragazzi, con l'Inter è stata una giornata che faceva capire le difficoltà che Lecce avrebbe avuto in campionato, però aveva già dato segnali di una squadra che di qualità ne aveva. Strefezza, lo stesso Yulman in mezzo, Gonzales, tutta gente che la categoria la può fare, evidentemente. Femetro, complimenti per la professionalità. Andrea, sei la domanda. Ciao Tommaso, io ti volevo chiedere, hai nominato Colombo e Baschirotto, un giudizio su loro due, se ti aspettavi l'esplosione di Colombo e questo percorso incredibile di Baschirotto in Serie A, perché sicuramente magari l'hai seguito anche l'anno scorso in Serie B con l'Ascoli, però ti aspettavi che avrebbe poi fatto così bene anche in Serie A? Allora, per Colombo io lo seguo dal 2016, da quando giocava nelle giovanili del Milan, quindi lo conosco molto bene. È un ragazzo che tra l'altro credo che abbia fatto la prima intervista da professionista con me, una mini flash in un Milan-Bodo-Glimt, spareggio per andare in Europa League, giocava Colombo all'epoca e se non sbaglio fece anche gol Colombo, quindi per far capire che comunque è un ragazzo che già insomma è nel giro del calcio italiano, è uno dei giovani più promettenti da molto. L'anno scorso ha fatto comunque un ottimo campionato di Serie B e credo che pensavo che con un attaccante magari più esperto avrebbe fatto un percorso migliore, perché comunque sai, quando tu ti trovi ad essere un ragazzo di appena 20 anni in Serie A e dover subito dimostrare, mettetevi nei suoi panni, non è semplice. Invece vai a Napoli, fai un grandissimo gol, la partita di Genova che dimostra che comunque lui c'è, quando entra entra sempre con l'approccio giusto, poi magari la prestazione non te la fa sempre al top, però è la testa di questo ragazzo che è davvero professionista e che ti fa capire i margini di crescita. Per quanto riguarda invece, quindi per lui non ho mai avuto grossi dubbi, nel senso che le qualità ci sono, poi è ovvio che è un talento grezzo. Devo dire che mi ha sorpreso Baschirotto, perché l'anno scorso ha fatto un gran campionato, però la Serie A, soprattutto per un difensore, ragazzi, è un'altra cosa. E io devo dire che lui veramente sta dimostrando costanza, lavoro, spirito d'abnegazione. A me piace tantissimo. Poi, sai, noi, il calcio purtroppo ha la memoria corta, nel senso che se fai due partite fatte bene, sei un campione. Se ne fai due fatte male, già si parla dell'allenatore, che bisogna cambiarlo e il giocatore non è all'altezza. Quindi diamo tempo anche a questo giocatore qua di integrarsi nella categoria. I risultati per il momento stanno dimostrando che la Serie A la può fare. Forza Lecce sempre dice: Tommaso, tu che hai visto tutte le partite di questo campionato, come vedi il Lecce rispetto alle dirette concorrenti? Come lo vedevi all'inizio campionato? Guardando le rose, può aver sorpreso molti. Sì. Mi ha sorpreso perché non mi aspettavo il rendimento di tanti giocatori così, perché poi comunque anche Gendré, penso a tutti quelli che l'anno scorso, ragazzi, facevano la Serie B, che erano ragazzi che secondo me avevano margini, però al primo approccio in Serie A non sai mai come possono andare e tutti quanti stanno comunque rendendo. Lo stesso Strefezza, hai una bellissima maglia dietro, Filippo, mi piace molto quella maglia lì, giocatore che nella prima esperienza in Serie A aveva un ruolo, è sceso di categoria. Con Lecce ne ha avuto un altro anche di leadership tecnica e in Serie A si sta confermando. Ma ci aspettavamo questo tipo di livello qua? Io sapevo che Strefezza era forte in Serie B, lo vedevo che aveva tecnica per fare la Serie A. Poi però non è semplice confermarsi così. Per ora sta andando molto bene. Il livello delle altre, anche sulla carta, prendiamo la Samp, prendiamo anche... per assurdo il Verona,
sulla carta hanno giocatori che hanno un'esperienza diversa nella categoria. Quindi è difficile pensare a un Lecce a inizio stagione che va a giocare così, va a prendersi dei punti pesanti così. Però il campo dice questo, e il calcio è bello per questo, perché ti dice che oggi il Lecce sta valorizzando tanti ragazzi, sta lavorando benissimo col suo allenatore, sta trovando anche una sinergia bella col pubblico, che è la continuità dell'anno scorso. E voi lo sapete, quando si gioca in casa a Via del Mare è uno spettacolo, è anche lì che dovresti costruire la tua salvezza, credo. Vorrei sapere cosa ne pensa del Stefano Di Gallo, perché secondo me a Lecce viene troppo sottovalutato. Poi Stefano prepara la domanda e poi liberiamo domani. Allora, inizio anno, dico la verità, inizio stagione l'ho visto un po' contratto quando è stato chiamato in causa, come se sentisse un po' il cambio di categoria, però sta prendendo confidenza. Io credo che la situazione della squadra, il momento, perché comunque quando le cose vanno, quando la squadra gira, cresci anche tu di conseguenza, è anche merito tuo, ma devi anche dare merito ai tuoi compagni, lo stanno aiutando, e credo che sia un giocatore che può ancora crescere anche lui. È un bel parco giocatori Lecce, ragazzi, mi dà l'impressione di essere una squadra che, se continua a lavorare così, continua ad avere questo spirito, questo gruppo bello, si può togliere delle soddisfazioni, e come sta facendo d'altronde soprattutto nelle ultime settimane. Vai Stefano. Ciao Tommaso, io infatti mi volevo soffermare proprio su questo. E cosa è cambiato secondo te nell'ultima settimana? Questi 7 punti conquistati comunque anche contro squadre importanti, penso l'Atalanta, penso il punto a Udine. Cosa è cambiato? Parlo, non so, dal punto di vista tattico, dal punto di vista mentale. Come l'hai vista tu? Allora, secondo me vincere ti permette di lavorare meglio, di scendere in campo in maniera diversa, molto più leggero, molto più frizzante, pimpante, e quindi già solo quando vai a fare un punto a Udine ti prendi una consapevolezza diversa. Quando vai a vincere contro una squadra forte con l'Atalanta, cresce anche l'autostima, quindi vai a Genova in uno stadio infuocato, con delle energie mentali, non tanto fisiche, ma mentali diverse. E quindi io penso che il trend di risultati positivi possa fare la differenza. A inizio anno, quando hai perso quella partita, proprio la prima di campionato, mi ricordo ero a bordo campo contro l'Inter, pensi a volte, magari ti lascia quella sensazione di sì, è vero, abbiamo fatto una bella partita, però non abbiamo ottenuto nulla. E quando tu fai le belle partite, ma non ti prendi in mano niente, cominci a pensare, caspita, forse è un segnale negativo, perché vuol dire che poi quando andiamo a giocare male non ci prendiamo niente. E invece la forza di questo Lecce quest'anno è stata proprio quella, cioè non guardare il risultato, ma soffermarsi sempre sulla prestazione, su dove c'era da migliorare, su dove c'era da crescere. E io quindi credo che nell'ultima settimana ogni risultato abbia aiutato la squadra dal punto di vista mentale a prendersi una certa autorevolezza, no? Anche quando si va a fare la giocata, quando si va dal limite dell'area per provare, per rischiare. E questo te lo dà ovviamente la sicurezza della classifica. Pensate alla Samp, che giocava sabato e aveva un solo risultato, la paura davanti al proprio pubblico di uscire senza punti, 2 mesi senza giocare, quindi 2 mesi che sarebbero stati brutti, e così sono, perché 2 mesi brutti, perché esci da un momento terribile con 6 punti, una classifica ancora più brutta e la società in difficoltà, eccetera. Quindi la situazione adesso proprio psicologica di questa squadra penso che sia dovuta anche al fatto che poi i risultati sono arrivati, quindi tutto viene di conseguenza. Ti ringraziamo davvero tanto per essere stato con noi nonostante i tuoi impegni, Tommaso. È stata apprezzata anche dalla chat la tua presenza. Ti hanno fatto tante domande, abbiamo dovuto filtrare chiaramente perché ci sono davvero tante. Grazie mille per essere stato. Grazie Tommaso. Sarà un piacere essere con voi in seguito, magari già a partire dal prossimo anno. Ciao ragazzi. Certamente. Ciao Tommaso, ciao. Ciao. E niente, Tommaso Turci nella chat, perché una voce che
proprio di DAZN, una proprio la classica voce di DAZN, perché senti sempre quando vedi le partite, quindi fa strano sentirla. Volevo fare due considerazioni. La prima, che fanno adesso i commentatori da DAZN diciamo in questo periodo? Filippo, se lo sai, non lo potevo chiedere perché cioè, lo vedete. Guarda, lo Stefano, io ti posso dire cosa fa in questo momento Raffaele Pappadà. Ciao ragazzi, in macchina. Corretto, risposta perspicace, devo dire. Ciao Raffaele, grazie per ciao, essere con noi. Abbiamo avuto adesso Tommaso Turci che ci ha detto che lui si vede tutte le partite. Io immagino che tu del Lecce le vedi a prescindere dalla cultura calcistica le partite, quindi su questo non ho molti dubbi, insomma. Beh sì, assolutamente, poi molte nell'ultimo periodo soprattutto le ho anche commentate per Lega, quindi quando riesco unisco le due cose, però sì, certo, ovvio. Tu come hai vista questa svolta, i 7 punti in una settimana, tutto d'un tratto, il Lecce moto d'orgoglio che fa questo slancio in classifica? Ma insomma, seguendo appunto tutta la stagione, dopo aver commentato la partita del Dall'Ara, pensavo che fosse troppo brutto per essere vero quel Lecce, no? Rispetto anche a quello che si era visto nelle prime giornate di campionato, anche per prestazione, perché spesso sento, poi chiaramente leggo anche insomma voi e anche i gruppi di tifosi, no? Sentivo nominare spesso la partita di Torino come più brutta prestazione. Io non ero così tanto d'accordo, sì, forse poi nel secondo tempo, però comunque il Lecce anche lì aveva fatto una prestazione, cosa che a Bologna invece non c'è proprio stata, cioè veramente è stata una partita orribile. Quindi sono molto felice per questa svolta, e in parte ero anche fiducioso, appunto, consideravo veramente il Lecce visto contro il Bologna troppo brutto per essere vero. I giocatori comunque secondo me, ecco, c'erano dei valori ancora inespressi, ci sono ancora dei valori inespressi, perché non credo che questa rosa abbia espresso tutte le sue potenzialità, anche per chi è in panchina, anche per chi può dare il contributo, e poi in parte questa cosa si è verificata, no? Se pensiamo a Di Francesco, per dire, che fin lì era stato sempre un subalterno e adesso invece si è preso un ruolo da protagonista nelle ultime partite. Ovazione alla chat, grande Raffaele, Raffaele Noscio, ciao Raff, bella questa constatazione, ciao, possiamo dire che Gasa, quando ci stanno gli highlights ufficiali della Lega con Pappadai, magari abbiamo pure vinto io, ti rivelo che quando vedo un highlights ufficiale del Lecce e ti senti nel cabina di telecronaca, ti metto alla prova, dico, adesso voglio verificare i decibel di quando segna il Lecce e i decibel di quando subisce il gol del Lecce, però sei assolutamente professionale. No, Raffaele è professionista. Sì, io ne vado fiero di questa cosa, però devo dire che risentendomi ora, non so se chiaramente sono condizionato io, però contro l'Atalanta ho sentito qualcosa risentendomi di... non lo so, però ecco, Raffaele, è chiaro che il mio obiettivo quando lavoro è di essere appunto il più professionale possibile. Tu facesti quel Lecce Livorno storico 3-2, sì, di la partita. Ad esempio, quello di Arrigoni. Come fai? No? Cioè, dico io, comunque, essendo parziale, almeno in parte, perché comunque il cuore è giallo rosso. Eppure, se tu vai a rivedere quelle lights, Raffaele esulta al gol del 3-2 esattamente come al 0-1 e 0-2. Poi ovvio che magari i decibel crescono perché è un 3-2 e rimonta all'ultimo minuto è il contesto, però io sono convinto che se avesse segnato Diamanti il 3-2 all'ultimo minuto, Raffaele a malincuore avrebbe dovuto urlare per il gol di Diamanti. Ma sai, io su quella partita spesso ho fatto proprio quel pensiero, perché no, poi ci pensi e dici, caspita, se fosse successo il contrario sarebbe stato tremendo, no? Perché poi comunque, voglio dire, siamo tutti esseri umani, quindi umanamente... Non è neanche semplice poi in certi momenti. È chiaro che con l'esperienza, ormai sono tanti anni che faccio questo, molti mi chiedono come fai, ormai viene abbastanza naturale, no? Essere, come dire, così vertical, per usare appunto, visto che parlavamo prima di Atalanta. Però è logico che in certe situazioni, l'hai detto anche tu, no? Il gol del 3-2 in rimonta lì, era inevitabile un pochino, come si dice, sbroccare ormai in gergo, era inevitabile un po'. Però di quella partita io ricordo benissimo che appunto sul gol del 2-0 del Livorno, un gol molto bello quello di Bogdan tra l'altro, a fine partita poi ho letto tutti gli insulti chiaramente che in quel momento mi arrivavano per il gol del Livorno,
fine primo tempo io mi giro e passa Saverio dietro di me e ci siamo guardati tutti e due come a dire porca puttana che pomeriggio, poi però appunto, sappiamo com'è andata, ecco. Vabbè, però se io forse lui era anche dispiaciuto per me, perché stavo raccontando quel 2-0. Ma se io ascolto nella stessa frase Pappadà e insulti, io penso alla tutta la storia inutile di Steon Pinsky di un anno e mezzo fa, un momento che io non vorrei mai più rivivere in tutta la mia vita. Proprio delle storie inutili. Probabilmente era il periodo del lockdown, quindi la gente non aveva nulla da fare. Sì, stati chiusi, no, lockdown, però stati chiusi, la gente... Sì, effettivamente, si andava ad ascoltare... No, si andava ad ascoltare Google Translate, no? E allora vendeva Steon Pinsky, allora poi sentivo Raffaele e cominciava a dar di matti. Sì, ma quello vabbè, è minimo. Tutto quello che passo per Cialanolu, ragazzi, figura, quindi. Però, meno male che quelle, diciamo, quelle partite non ci toccano più di tanto. Ma ti sono arrivati insulti da parte di tifosi, che poi no, da parte di tifosi del Lecce, per qualche telerone, magari qualche gol nel quale hai esultato, per il quale hai esultato? Oh. Allora, quello non credo, no, a memoria devo dire su quello no, purtroppo, però... Ecco, poi quando dici, no, di anni, l'esperienza, un po' la scorsatura, la cosa brutta che capita spesso, e soprattutto è stato brutto che sia capitato con persone che io conosco, e mi dispiace dirlo perché è un problema culturale, è quando ti dicono porti rugna, porti sfiga, porti sfortuna, è una roba che nel 2022 io trovo veramente... Non pensavo di sentirlo. Il telecronista le porta male, ancora mancava sì. Questo. Sì. Sì. Vabbè, queste cose comunque, cioè, però a Bandi non me l'ha mai detto nessuno, già sono, è un successo. Chi è il calciatore che stai preferendo di più in questo Lecce? Il calciatore che sto preferendo di più in questo Lecce, ma allora devo dirti che ho un debole per Gonzales, nel senso che comunque è un giocatore che sempre mi è sembrato di gran livello, anche nelle prestazioni più brutte ho cercato di vedere in lui qualcosa di positivo, però è chiaro che da un punto di vista tecnico, visto che Filippo c'ha la maglia lì dietro, insomma, per me, anche per come tra virgolette gioca materialmente a calcio, strapezza, comunque è quel tipo di giocatore che mi piace, che salta l'uomo e che riesce sempre poi a essere incisivo, perché insomma Gabriele, oltre a essere bello e soprattutto determinante e decisivo, cioè non è uno che dribbla e fa dribbling fine a se stessi. E Baschirotto è bello? Baschirotto è, non so se si può dire, ma gasante, cioè uno che gasa. Baschirotto è una roba, ne parlavo prima con un collega, perché ero a cena con un collega, e appunto, perché poi allora spesso io che sono fuori, no, chiaramente vivendo a Milano, a volte vedo tutte le robe di questo in nazionale, Coda in nazionale, e dico sì, vabbè, ora va bene tutto, insomma, no, ho tutto l'affetto per Coda. Però questa volta gliel'ho detto, secondo me chiamare Gatti e non chiamare Baschirotto è uno scandalo, cioè nel senso significa che non hai visto le prime 15 partite di campionato, perché al di là del gol che ha fatto adesso, quella è l'ultima cosa, sono le prestazioni di un ragazzo che gioca per la prima volta in Serie A e che è riuscito contro avversari chiaramente molto quotati, sempre a fare un'ottima figura anche a livello di personalità, quindi secondo me andava, come dire, merita una chiamata azzurra, ecco. Raffaello, voglio commentare le partite del Lecce su DAZN. Poi dicono calcio d'angolo, ti hanno ricordato questa telecronaca De Iola contro il Torino, contro chi segnò De Iola? Torino 4-0 De Iola. Niente, Andrea, c'è qualche domanda? E poi sì, io Raffaele volevo chiederti. Allora, la sosta, tu come la vedi? Nel senso, per il Lecce, meglio perché ci siamo fermati avendo dato tutto nelle ultime tre giornate, o peggio perché ci siamo fermati e stavamo andando di entusiasmo? Ma allora, più che altro io penso che arriva adesso in un momento giusto, dopo queste vittorie e queste prestazioni, perché se fosse arrivata la sosta, per dirti, dopo Bologna-Juventus, lì c'era da preoccuparsi. Anche a livello mentale, no? Perché comunque poi è vero che hai del tempo per lavorare, però devi anche smaltire quelle che sono delle tossine e soprattutto non hai la consapevolezza che hai adesso, avendo vinto queste due partite, una con una grande squadra, l'Atalanta, e l'altra contro una tua diretta concorrente per la lotta con la salvezza. Quindi io penso che, come dire, è difficile quest'anno dire meglio, peggio, la sosta con questa stagione stranissima e questo mondiale disgraziato, però...
il Lecce sicuramente ci arriva nel momento giusto, secondo me, quindi avrà questo periodo per lavorare su delle certezze che ha già acquisito e magari per far crescere quei giocatori di cui parlavamo, a cui accennavamo prima, che ancora secondo me non hanno dato il loro contributo. Io credo che nella rosa del Lecce manchi ancora qualcuno in termini sia di prestazioni che anche di gol, proprio come dire, nella tabella marcatore. E se tu fossi l'Orvino, dove andresti? Io la domanda, Andrea. Dove andresti a migliorare questo Lecce? Non è semplice perché chiaramente mi adatto al contesto, però ecco, credo che bene o male, insomma, dietro siamo anche ben messi, visto che abbiamo anche delle alternative, no? Rispetto anche al passato, penso che a sinistra, comunque, oltre a Gallo, che ora sta facendo bene, abbiamo comunque Pezzella, che è un giocatore affidabile per la categoria. Non lo so, probabilmente mi verrebbe da dirti in questo momento, dopo l'esplosione di Colombo, eccetera, eccetera, che forse andrei a lavorare più sul centrocampo, su un'alternativa valida sulle due mezzali, soprattutto, per quello prima parlavo di qualcuno che manca nella tabella marcatori, secondo me a Lecce per fare il salto di qualità manca qualche altro giocatore in grado poi di andare a far gol, quindi dalle mezzali nel 4-3-3 serve anche questo. Gonzalez lo abbiamo già visto in questa fase, al di là dei gol che ha fatto è stato comunque anche pericoloso. Probabilmente si potrebbe migliorare questo aspetto, visto che qualcuno è mancato, no? Mi viene in mente subito Bistrovic, ecco, così per dire un nome. Niente, ti fai complimenti Patrizio, credo di interpretare il pensiero comune e ritenere Raffaele un grandissimo professionista, una voce autorevole e nostrana del calcio che ci piace. Bravo Raffaele. Grazie ragazzi, mi fa doppiamente piacere. Ti salutiamo con questa domanda simpatica fino a un certo punto. Hai mai commentato il Bari quest'anno? Ho commentato il Bari alla prima di campionato, perché era la prima e quindi mi è toccato aprire il Blitz Live. 1-1 col Palermo, poi, no, 2-2 col Parma, 2-2 Parma Bari. Ah, Parma, sì, il gol di mi è toccato anche il super gol di Follow Rush, infatti, sì. Gol dell'Italia intanto 3-1. Andrea gli ho superato, Sì, grifo doppietta. Niente, Raffaele, ti ringraziamo, grazie per essere stato con noi. Ragazzi, è un piacere, quando volete vi mando un abbraccio. Grazie mille, ciao Raffa. Un abbraccio a te. Ciao. Niente, ragazzi, allora, continuiamo. Filippo, ti volevo dire, Alessandro Tonali è uscito in barella? Sì, no, dall'altro infatti mi aspettavo un 95 minuto, tipo Andrea Sperti che interrompe. Tonali è uscito in barella e Verratti stava facendo a botte con uno il triplo di Verratti. Cioè, non so, questo è impazzito. Tra l'altro una faccia bruttissima. Non so, cioè, in 10 l'hanno dovuto tenere. Cioè, ma che tipo di uscita in barella è stata di Tonali? Abbastanza brutta, sai, perché non è uscito contento. È arrivato con la testa per terra e tu dici non lo vediamo, non si muoveva. Non si muoveva dal... No, la... no vabbè. No. Ragazzi, di sicuro sarebbe stato peggio un crociato, quindi poteva andare No, peggio. No, non è un infortunio. Vabbè, dai. Vabbè, Filippo, no. Forse è uscito male. Sinceramente, le immagini sì, mi hanno impressionato. Bene, è uscito, diciamo. Tonali fuori in barella. Infortunio alla spalla, dai. Problema alla spalla, vabbè, dai. Ah, alla spalla, io pensavo da testa perché è caduto immobilizzato, contro colpo alla spalla, domani sta meglio di noi. No, vabbè, c'è Schurz che si è lussato la spalla e si fa un mese e mezzo e quindi ma si sa se torna, quindi magari con noi tornerà, con noi sì, Torino lo affrontiamo a metà aprile. Cioè Filippo adesso andrà a vedersi tutti i giocatori che giocano in Serie A nei vari mondiali. No, io con tutto l'amore per Milinkovic Savic, non so, mi fa impazzire un infortunio muscolare di un mesetto per prima di Lecce Lazio, no? Al mondiale non è che mi dispiace, però a parte gli scherzi l'Albania ha preso davvero due traverse, un palo, ragazzi, sì, una traversa pazzesca, ha preso una traversa devastante, ragazzi. Uno l'ho vista, l'altro non l'ho vista. Diciamolo che l'Italia riparte da Baschirotto, dai, ma tu vuoi prendere la traversa e pari con vai di Macumbe, no, io Tonali. Quando giochiamo Milan? Il 13-14 gennaio, comunque la terza di quando si rientra la terza. Bah. Perché giochiamo Lazio-Spezia, Milan-Verona. No, allora, Milan sabato 18, alle 18. L'infortunio, il ragazzo guarisce. Però sai, magari no, che il Lecce sia il problema. Tonali non è un giocatore determinante per il mio, cioè Leao si deve fare male, non Andrea.
Andrea, vabbè. Stefano, no, comunque volevo dire, ringraziamo Andrea per essere stato con noi stasera. Andiamo avanti. No, dai, Stefano, non cacciare, per favore. No, volevo dire una cosa, per esempio, è un'aggiunta che noi non abbiamo fatto. Che Raffaele giustamente diceva serve quel giocatore a centrocampo che ti porti il boss, praticamente. Cioè un giocatore da fantacalcio, praticamente. Ecco, questo in realtà noi non l'abbiamo mai detto per, non l'abbiamo mai detto per bene, perché ovviamente sempre mezz'ora di qualità. In realtà forse Raffaele ha sintetizzato quello che noi dobbiamo cercare a gennaio, cioè il giocatore da bonus, cioè che ti porti quel tiro da fuori, quell'assist. Io ce l'ho un nome, Stefano, ce l'ho un nome, ma è un nome, ascolta, va anche mondiali, lo puoi dire solamente se non è una notizia di mercato, cioè se solamente no, è il mio sogno, non è il ecco sogno, lo può dire Filippo, no? Il mio sogno, sì, ma è noto, non so chi è, ragazzi, Zurkowski è un giocatore fortissimo, è quel giocatore, quantità, qualità, è uno Zammaier da Serie A, nel senso che è già abituato alla Serie A. Tra l'altro non mi ricordo quanto abbia giocato. Ma nulla. Mai. Nulla, no? Nemmeno in conference, credo. Comunque, ma forse saranno all'Empoli. Vai, mondiali, però. L'Empoli, la sua ex squadra. Però mi accontenterei anche di Youssouf Malé, ragazzi. Youssouf Malé non sarebbe, non mi dispiacerebbe, sinceramente. Beh, questo è un bello spunto, Questo è un bello spunto. Ecco ragazzi, vedi, cioè ascoltare per se proprio non volevamo nessuno, Matteo Benassi da Fiorentina. Allora, Fiorentina ragazzi ce l'ha tre, uno ce lo dà, uno ne ha tre fuori dai radar. Bisogna vedere come sono lasciate. Io sogno sempre, ma sta cosa la sogno da quando mercato estivo prima della Serie B, in cui prima che arrivasse Gargiulo auspicavo in una mossa fantasia del Lecce che prende uno che è tendenzialmente trequartista, in modo da fare un 4-2-3-1 puro, e quindi Lecce auspicavo Nicolas Viola, ero fissato per Viola. No. Mo io un altro trequartista, un'idea ce l'ho, trequartista, che però non la ma Viola abbandona. Ma non l'ho nominato io, l'ho nominato adesso. Non l'hai giocava nominato. Nell'Empoli? Giocava nell'Empoli? Giocava nell'Empoli. Ah, vabbè, tanto non arriverà quel gioco. Una variante per... Allora, io prenderei due centrocampisti, ma poi secondo me ne prendono due. Uno di quantità, e uno che ti dia lo spunto. Uno alla Medel, diciamo, per dare un po' di mazzate negli ultimi 25 minuti. E un altro che invece... Svolta 4-3-1. Leggi quello che ha commentato Patrizio nella chat. Allora, Patrizio nella chat... Un giocatore Brangen, Isaac, Bergman, Johansson. Mamma ragazzi, sistemi qualità, quantità, sistemi tutto in questo giocatore, fortissimo. Ma è un fenomeno, però non arriverà mai perché costa troppo. Almeno per ora non arriverà. Zurkowski veramente in Serie A. Valdifiori, ho letto Valdifiori, ragazzi, Valdifiori l'allenatore fa Valdifiori, ragazzi, a prendere foto come vice. È complessa ragazzi la situazione, perché andare a prendere un esubero da vero e proprio Zurkowski potrebbe essere altrimenti Zurkowski, c'è da pagare soldi serie a gennaio per Stefano manco Saponara può andarti a comprare il discorso di gennaio, cioè tu quest'anno soprattutto stai facendo bene, no? Quindi per non dire avere la certezza, perché poi la certezza non c'è mai, però a questa squadra manca davvero poco per alzare il livello. Quindi tu, anche se... Cioè, quei soldi li devi andare a spendere, perché sono soldi ben spesi. Cioè, il centrocampista se lo devi pagare, devi fare il sacrificio e pagarlo, perché sono soldi che sarebbero ben spesi, perché ti serve per migliorare la squadra. Cioè, capito? Non è un capriccio, come può essere la punta. Dici, vabbè, sono d'accordo. Però il centrocampista lo devi prendere, perché serve. Cioè, ragazzi, tutto il bene, Askildsen... È un buon rincalzo, però deve giocare il centrocampista e poi avere la possibilità di scambiare Gonzalez. Rispondiamo a Daniele con una parola. Lui dice dobbiamo prendere riserva o titolare. Io dico dobbiamo prendere giocatori validi. Innanzitutto validi. Poi potenziale titolare. Il campo ti dirà se Gonzalez merita. Se chi arriva merita meno di Gonzalez, gioca Gonzalez. Però chi arriva può entrare. E quella è la differenza, perché ora magari possono entrare Bistrovic, Elderson, che non incidono. Deve arrivare uno che incida anche dalla panchina, al 70° lo metti e incide, e va bene così. Io credo che bisognerebbe andare a guardare qualche pupillo di Mister Baroni.
secondo me no. Nelle rose perché vedere... vi faccio questa considerazione. A gennaio comunque il mister vai a vedere nei giovanili ai tempi di, diciamo, del settore giovanile. Cioè secondo me bisognerebbe andare a cercare cioè un giocatore che conosca già bene il mister, perché andare a integrare un giocatore che viene da fuori in questa fase del campionato che comunque è strana, poi dall'altro da quello che burocraticamente emerge che comunque nessun calciatore potrà arrivare a Lecce prima dell'inizio del mercato, quindi della sosta te ne fai poco, diciamo, a meno che non prendi uno svincolato, non puoi portartelo a fargli fare degli allenamenti. Su questo Filippo mi potrebbe dare. E poi quando arrivò Baracca, Baracca era un esubero dell'Udinese che non me lo voleva. Allora, nessuno, su questo fatto formale, io ho parlato con una gente poi tempo fa per capire com'è la situazione dal punto di vista formale, sì. Nel senso, mi ha spiegato che tu il giocatore puoi prenderlo mo e eventualmente se l'altro club ti fa il nulla osta può perlomeno allenarsi, cioè può allenarsi, ti fa il nulla osta, però ha detto perché non lo faranno in generale i club e nello specifico il Lecce. Perché se tu oggi acquisti un calciatore devi pagargli poi lo stipendio di metà novembre e di dicembre, esatto. E ti paghi un mese e mezzo di stipendio che per un calciatore di spessore sarà 150.000 euro netti per non giocare. Ammazza, quindi ha detto 2 milioni di euro prende, un milione l'anno, 50.000 euro. Vabbè, questo fa parte pure del gioco, ragazzi, nel senso che sicuramente sì, ma io credo che Rorvino al 16 novembre si stia già Rorvino e Trinchera si stiano già muovendo, non è da aspettare il primo gennaio, certo. No, però credetemi, la ricerca della mezzala mi incuriosisce, ma veramente tanto, perché sarà una scelta complicata, ma soprattutto particolare, perché siccome devi fare solamente, tra virgolette, quell'acquisto importante, ci devi andare con i piedi di piombo, perché andranno a cercare, io sono convinto, chiamiamolo potenziale titolare, comunque qualcuno che porterà qualcosa a questa squadra, ma in termini sia di assist, di bonus, ma proprio di gioco. Perché l'anno scorso arrivò Faragò, arrivò ma te lo ricordi, Andrea, ti ricordi il retroscena? Quelle ore tu te le ricordi? Che pensavano allora, arrivasse... In quelle ore noi avevamo saputo... Rosischi. Sta arrivando un pupillo di Baroni, mezzala. Ehi, mi stavo buttando. Sta entrando un tuo pupillo, Filippo. Era comunque in campo adesso. Sta entrando comunque in campo. Arslan prima. Fagioli sta entrando. Non me ne frega nulla di Fagioli. Io mi stavo buttando nel fuoco esclusiva Lecce su Folo Ruscio, perché Baroni l'aveva avuto 6 mesi prima. Pupillo di Baroni era fuori rosa al Pordenone. Lecce una mezzala, ragazzi. Palese, Lecce su Folo Ruscio, e poi abbiamo preso Faragò, che mezzala Faragò. Che ha fatto quel gol decisivo per Oro il Pisa, quindi ragazzi, che ha fatto il suo, ragazzi. Cioè adesso andando a considerare alla fine poi la scelta l'anno scorso non fu manco sbagliata. Quindi io sono sempre, quando parliamo di Corvino, sono sempre tranquillo, perché insomma è difficile sbagli. Ma sono però veramente curioso di andare a capire chi potrà venire a Lecce. Questa domanda io me la sto facendo, ragazzi, pensando che per me tutti mancano ancora 45 giorni. Gesù, secondo me uno lo prenderà, tutti esseri italiano, del campionato italiano. Secondo me uno lo prenderà, quello forte lo prenderà, non può rischiare, non puoi prendere un bando dalla situazione, perché poi si deve ambientare, cioè gennaio è un mercato. Però adesso vi faccio delicato, ora non lo so, Corvino, io ero troppo piccolo, Filippo manco era nato, aveva 2 anni, Stefano pure era piccolo, con Corvino non mi ricordo a gennaio che acquisti fece, no? Bolagno. A parte quella stagione che è famosa, Bolagno, Franceschini, Siciliano, che erano giocatori di Serie A, cioè comunque italiani conosciuti nel panorama, non so nelle altre campagne acquisti che acquisti ha fatto, però a gennaio è un mercato. L'anno che venne Valdés al posto di Per Bocino, no?
Sì, ragazzi, sto andando a No, per ritroso la dire, memoria, no? sono anni particolari, cioè periodo particolare, gennaio, non puoi, secondo me non puoi puntare l'Eldason della situazione, perché Però se poi non si ambienta, che attenzione, fai? perché Corvino fu micidiale quell'anno di Franceschini di Bolaño Sicignano. Là fece Fu benissimo. assurdo, cioè lì fece una cosa incredibile. L'altro prese Bolaño, che nessuno lo conosceva, arrivò, lo mise Nove punti, nove il punti giorno a gennaio dopo, lo andata. mise e fece un partitone. Però Filippo, detto guarda, questo, io una guardami. considerazione che vi faccio è questa, no? Allora, ad agosto noi Manuele abbiamo, tra Blasi. virgolette, che dice? Sì, mi chiede, ah, Manuele Blasi. bellissimo, ma quello fu Osti, se non sbaglio. Eh sì, Osti. E, ad agosto, quando stavamo trattando Ferguson, tra virgolette, l'abbiamo lasciato perdere per qualche manciata di 1000 euro. Non so quanto effettivamente ballasse in quella trattativa. Peccato, perché... E oggi mi chiedo, siamo sicuri che a gennaio spenderemo meno rispetto che ad agosto Però per è una prendere quella consapevolezza diversa, mezzala? no? Perché hai la consapevolezza che uno ti manca effettivamente la mezzala, ad agosto magari pensavi di poterla nascondere questa, perché magari se Bistrovic avesse fatto bene come ci si aspettava, magari non ci sarebbe stato nemmeno bisogno della mezzala. Se Però Haskins aspetta, si l'avevi fosse... trattato già, però, eh? Cioè, lo Sì, stavi però dico, però trattando. avevi una... cioè, era un giocatore che dovevi prendere. Però dici, vabbè, tanto c'è gennaio, ora non c'è più, non c'è giugno, perché o lo fai mo o non lo fai più, no? Primo. E secondo, hai anche una consapevolezza diversa, perché il Lecce comunque si è dimostrato all'altezza e si è dimostrato che gli manca quel qualcosina in più, che è la mezzala, perché No, ma l'abbiamo sempre io detto. parlo in termini numerici, cioè adesso Ci ci sono poi... risparmieremmo rispetto ad agosto. Io faccio una domanda che, cioè, Probabilmente no. me la sono posta da solo, cioè, prima mentre parlavamo. Non vorrei che questa Probabilmente cosa no. portasse a spendere, tra virgolette, di più, perché adesso vai a trovare un giocatore, tra virgolette, pronto e che si integri in una squadra che alla fine ha bisogno di questo giocatore. Non è che non ne ha bisogno, ne ha bisogno, ragazzi. Cioè, adesso, Vabbè, con Filippo, tutto il ma il tuo rispetto per sogno? tutti, Il tuo sogno Ma ragazzi, non lo so, non ho sogni. qual è? Dimmi un nome che ti Vabbè, emozionerebbe, un spara. A nome che ti emozionerebbe, me dai. Zurkowski piace, Reale, però lo sa quello che è realistico. fatto. Mi sembra un po' out of context Zurkowski, nel senso Io a me che sembra io telefonato. sì, ma io sto centrocampo, sti tre dagli due non li vorrei togliere, per me non ha senso togliere. Quindi io prenderei qualcuno che sia valido, ma che non venga a Lecce per giocare, devo giocarle 18 partite. Io prenderei qualcuno che non sia Askildsen, che sia un po' più forte di Askildsen, Ma ma che non sia neppure il fenomeno che arriva per togliere il posto, insomma. hai Quindi partite in però continuazione, Filippo, cinque cambi. considera tutte quelle partite in cui la squadra, diciamo, avversaria si chiude, tra virgolette, e ti fa giocare. E lì tu sei proprio. Cioè, Sì, stai per là in carità. mezzo al campo e non sai come far girare quella palla. Ma adesso lasciamo perdere questo trittico, no? Prendi, come se non ci fosse. Ma tutte le altre occasioni sono state veramente complesse per noi, difficili proprio da giocare. Quindi a te in realtà invece serve un giocatore che quando incontri una squadra che ti fa giocare, ti porti quella palla e ti dia quella qualità alla manovra, che oggi non hai, e neanche tra i titolari, cioè tra Gonzalez, Hjulmand e Blin, hai la possibilità di avere quell'uomo che ti faccia girare la palla in modo poi alla fine anche intelligente, perché purtroppo c'è da dire anche questo, bisogna farla girare in modo intelligente la palla per arrivare poi alla punta in modo non sporco come di solito abbiamo fatto. Vabbè, poi se il Cagliari ci vuole dare per 6 mesi Naitan Nandez, io non lo lascio a Cagliari Naitan Nandez, intenderci. Però Naitan Nandez un anno e mezzo non gioca Filippo, eh? Che non gioca da Naitan Nandez. Sì. Attenzione. Andrea, stavo dicendo una cosa brutta, però vabbè. Però sarà interessante, quindi diciamo, invoglierei tutti quanti a iniziare a Dilla, dai, sfregarsi dilla. le mani. No, io No, no, io, lui lo dice. no, dilla Non tu. posso dirlo. Secondo me, Dillo, a dai. Stefano serve qualcuno che sappia giocare a pallone, fa più tocchi che gli altri. Finora solo Falcone centrale di difesa. Serve un Sempre toccano centrocampo che palla. non abbia paura di giocare la palla. Io, lo sapete, non sono un hater di Gendrey, però un Chiusura, siamo in terzino chiusura. destro.
non ci fissiamo. Sì, io prendo addirittura due mezzali. Ma Stefano, vai, forse sta in ritardo. Aspetta, perché Stefano, ci senti? Ci sono, ragazzi, ci sono. Ah, certo, scusa. Ciao, ragazzi. Stai, ciao. No, io voglio il nome di Filippo a centrocampo. Ah, a me Zurkowski piacerebbe, Benassi. Abbiamo capito, dinne un altro. Zurkowski piacerebbe. Lui, no, ma lui non li sta dicendo perché sono stranieri e non sa bene la pronuncia, forse. No, no, che se arriva sei contento, poi non altro non arriva, cioè non è conoscenza del mercato, è proprio un nome. È un fante, è un fante questo, dai. Sì, cioè, bilancio, di Rosischi, che ne so. Vabbè, io sono un fan da anni di Dimitri Bisoli, quindi magari se prendiamo Bisoli non mi dispiace manco. Però già il nome è un non giocatore c'è. Non ti serve, capito? Bisoli è un giocatore più di quantità, ti serve uno di qualità. Bisoli sì, c'ha qualità e quantità, però in Serie B. La Serie A è un'altra storia. Non lo so. Adli è tre quarti, non penso sia mezzo. Se ce lo danno non è che lo schiferei. Io non mi sto ricordando bene il campionato che sta facendo questo ragazzo, perché all'inizio non era manco molto Adli visto. Milan? No, sto pensando a Mattia Valodi, sinceramente. Anche lui, che potrebbe essere, diciamo, un profilo interessante. L'unica cosa che l'amo si va a interporre sempre la questione, la diretta concorrente ti dà un calciatore, certo, cioè in panchina. Valodi, no, lo sai quella questione, Stefano, cioè in panchina, da quanti soldi dà Berlusconi a Valodi, quello è secondo me. Questo pagarono, sì, però lo pagarono un sacco, ora non ricordo quanto, ma ricordo un sacco. L'ho preso da gennaio, se non sbaglio, Valodi dalla Spal, sì, o forse giù, non lo so, però comunque no, l'hanno pagato tantissimo. L'hanno pagato un bel po', però in realtà lì, insomma, non è che stia facendo. Poi tanto. Bisoli, ragazzi, io non sopportavo il padre, non sopporto, meno lui ci segna sempre Bisoli. Cioè Bisoli, quando giocano tra noi, segna sempre. Oh, vede la Roma, non penso. Volpato. Beh, Volpato. Ragazzi. Sì, ho capito, ma c'è 15 no, anni, peccato che sono... che Fagioli e l'altro, come si chiama, della Juventus. Mirezzi, però sai che Fagioli e sono esplosi, se purtroppo. Uno... Sì, troppo, però non è il profilo di giocatore che vorrei insomma, Fagioli sì, forse, sai. Però secondo me è un giocatore, sì, sicuramente forte, però serve anche gente di temperamento. Cioè, io voglio un centrocampista completo, un centrocampista di temperamento che sappia fare tutto, perché se tu prendi Fagioli, è un 2002, un 2003, non lo so se è Fagioli, un 2001, comunque c'ha 21 anni, la prima stagione in Serie A, sbaglia due o tre partite e se ne va di testa magari. Lo so, invece Andre, però porco, ragazzi, come ora è difficile. Io c'ho cioè, secondo me, guarda, vi dico una cosa: Corvino Benassi, secondo me, non lo tratterà mai. O meglio, diciamo, come devo dire, è un giocatore Benassi che. Benassi è la mia terza scelta. Benassi, prima ci sono Zurkowski. No, ma... nel senso, cioè, me lo sono chiesto, no? Ovvio che se lo prendi come quinto, ma ancora sì, però come giocatore che dovrebbe farti poi il titolare. E puoi rischiare alla fine Benassi costa, cioè sì, io ma questo è spesso l'otto Benassi, anche quello dimmi fil. In chiusura poi chiudiamo, dai, chiudiamo, no. Io ho solo la sensazione che per me arriva dall'estero, non lo so, poi vediamo. Ma dall'estero che ha già giocato scusami, ma dall'estero che ha già giocato, ma sta dicendo sensazione, in realtà sa qualcosa, perché sennò non si no. Sta ridendo, sì, no. Sì. Per me ridenta una cosa la Bistrovic. Per me non la fa chiamata come acquisto, perché Zurkowski e Benassi sono chiamati come acquisti. Per me si sta studiando qualcosa. Ho capito, però cioè, capisco se la chiamata, se la telefonata, diciamo, l'operazione telefonata, dici ti porta un giocatore che dici vabbè questo qua non mi porta molto. Ma se telefonata significa comunque un giocatore che ti porta qualità importante, soprattutto sicura. No, ma lui dice un giocatore, cioè è scontato, no? Invece lui arriva qualcuno qualche sorpresa. Sì, ma se tu vai a prendere una sorpresa dall'estero, a meno che non ha già giocato in Italia, cioè di che sta parlando? Cioè mi sembra assurdo prendere. Sì, perché qualcosa la sa, guarda, se no non si sbilancerebbe. No, lo so, ho capito, ma sta ridendo, sta pure ridendo. Sì, no, perché io infatti lo volevo stuzzicare proprio per vedere le sue reazioni, no? Proprio per
gustarci questa Filippo chiusura in è stato bellezza. informato da Pantero Rorbino che non si Sì, sa dove sta, in qualche no. campionato, sta in Serie No, Rorbino mentre non prendeva, no, mentre non prendeva la connessione a casa sua, in realtà era che stava parlando con Pantaleo. bueno. Vabbè, ragazzi, chiudiamo, dai, chiudiamo Ci vediamo mercoledì prossimo. Filippo, abbiamo già gli ospiti, non li diciamo, ma abbiamo già gli ospiti il mercoledì, cioè incredibile, stavolta organizzazione top. che è. Sì, avvisi di servizio, tu c'hai gli ospiti mercoledì. Fra 2 mercoledì c'è il vostro idolo Lox, Pensieri di Lox, che ho contattato, quindi vi ripeto, c'è fra 2 mercoledì. Allora, Filippo, possiamo dire una cosa? Il prossimo mercoledì l'ospite è stato capitano del Lecce, però non diciamo quando. È stato capitano, quindi ora sognate capitani e poi mercoledì lo vedrete. Però è stato Gruppo capitano del Lecce. Telegram, solo abbonati. Se siete abbonati, avete il diritto di entrare nel gruppo Telegram solo abbonati, in cui dico il nome del centrocampista. Scrivetemi per avere informazioni. Chiocciola WFilippo Veramente, su Telegram. cioè, ma veramente, ma cioè, veramente, ma sul serio, è un mito. Filippo è un mito. Chiudi, dai. Niente, ragazzi, grazie a tutti. Per fortuna la mia connessione ha retto. Ciao Stefano, ciao Andrea, ciao a tutti. Ciao.